Fra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Locatop da 25 anni risolve tutte le tue necessità di cantiere. La soluzione per un noleggio su misura. Consulenze, sopralluoghi gratuiti, assistenza tecnica, consegna direttamente in cantiere. Oltre 1600 mezzi delle migliori marche per il sollevamento. Siamo in Emilia-Romagna e Lombardia con la nuova sede di Milano. Locatop, un noleggio informato, sicuro e sereno. www.locatop.it. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione che si apre con una lunga, discretamente lunga pagina di politica a partire dalle europee. Ieri è stata l'ufficializzazione di Bonaccini capolista, nord-est, oggi quella della Schlein, isola e centro. Romano Prodi si è abbastanza arrabbiato per questo, ma a questo punto la domanda è quando si terranno le anticipate elezioni regionali emiliano-romagnole? Non è propriamente tutto oro ciò che luccica. L'ufficializzazione, infatti, di Stefano Bonaccini, capolista alle europee, notizia ufficiosa da mesi, peraltro, porta con sé al contempo numerose incognite, a partire dalla data delle regionali, a questo punto da anticipare. Perché se è vero che Bonaccini potrà restare attivo fino all'insediamento stesso del nuovo Parlamento di Bruxelles, fino a fine giugno circa, da quel momento in poi le sue veci le dovrà fare l'attuale vice Irene Priolo, con conseguente parziale operatività dell'ente attivo solo per il lavoro ordinario. Presumibilmente dunque, per non bloccare troppo la complessa macchina regionale, le elezioni potrebbero tenersi in una data che va da metà novembre alla fine dello stesso mese. Col Toto Nomi, che già impazza da mesi, esattamente da quando si era diffusa la notizia dell'assai probabile candidatura di Bonaccini, che esploderà letteralmente dopo le amministrative di giugno. Mesi dunque elettoralmente caldissimi quelli che ci attendono. A mettere ulteriore pepe arriva anche la notizia ufficiale della, anche questa risaputissima, candidatura sempre alle europee di Elly Schlein, capolista per Centro e Isole, col suo nome sul simbolo del partito e inevitabili proteste dei capi corrente PD. Cala poi come sentenza definitiva la stroncatura netta di Romano Prodi alla candidatura della Schlein, così come quella di altri leader di partito. Una ferita aperta per la democrazia, ha detto in soldoni il padre nobile dell'Ulivo, nonché ex presidente del Consiglio ed ex presidente UE. Non si può, dice, chiedere il voto sapendo che poi in Parlamento non ci andrai mai. Tornando sulla candidatura di Stefano Bonaccini, quello che sarà il suo contendente nella circoscrizione nord-est per il centrodestra, ovvero Stefano Cavedagna, così commenta appunto quanto ufficializzato ieri dal governatore Emiliano Romagnolo. Bonaccini che si candida alle elezioni europee è un po' come Schettino che abbandona la nave mentre sta affondando. Dico questo perché dovrebbe occuparsi della ricostruzione in Emilia-Romagna dopo l'alluvione, dovrebbe occuparsi della ricostruzione post-sisma del terremoto, dovrebbe occuparsi degli enormi buchi di bilancio alla sanità nella sua pessima gestione. Ecco, detto questo, forse è opportuno che si dimetta direttamente e invece di pensare alla sua carriera politica lasci almeno un nuovo corso alla regione Emilia-Romagna che merita di più. Non gliela manda tanto dire Stefano Cavedagna, da una polemica all'altra. 21 aprile 1945, 21 aprile 2024, da una parte la storia, la liberazione di Bologna dal nazifascismo, dall'altra l'attualità. Cominciamo allora con il primo servizio che riguarda la storia, che fa meno notizia magari dell'attualità, ma è decisamente spesso più importante. Un'intensa settimana di liberazione nel 79esimo anniversario della sconfitta definitiva del nazifascismo e dei passi che portarono da lì a poco alla nascita della Repubblica Italiana, a partire dal 21 aprile, che per Bologna rappresenta la data in cui entrarono in città per primi i ragazzi del secondo corpo polacco dell'ottava armata. Dunque le autorità, sotto le bandiere delle brigate partigiane esposte a Palazzo d'Accursi, hanno dato vita a un percorso itinerante della memoria nei luoghi della resistenza, deponendo corone sui cipi dei partigiani, dei gruppi di combattimento dell'esercito italiano, nel cimitero polacco, in attesa delle ulteriori manifestazioni di giovedì 25 aprile. Un momento di storia, nelle parole della Presidente Ampi, ma anche di trasposizione sull'attualità in ricordo del sacrificio del battaglione ebraico. È importante
essere qui. È importante ricordare quello che è stato il passato perché non abbia a ripetersi. Sembrano frasi fatte, ma non lo sono. Non lo sono perché il nostro impegno quotidiano è proprio quello di continuare a trasmettere la storia e la memoria di coloro che hanno dato la vita. È sempre molto interessante ricordare il valore della Brigata Ebraica rispetto a quello che è stato il contributo anche nella liberazione della nostra città e del nostro paese Italia. Ho citato il centro Italia perché è stata l'area geografica in cui prevalentemente la Brigata ha operato. E anche il valore della Brigata rispetto a quello che è stato tutto il periodo di ricostruzione. Oggi più che mai penso sia importante ricordare questo contributo e questo valore rispetto anche a quello che è il livello di tensione crescente rispetto a quello che è il conflitto medio orientale. È importante perché oggi più che mai dobbiamo essere capaci di generare un distinguo molto preciso rispetto a quelle che sono le azioni di un governo e i diritti dei popoli. Ed è inevitabilmente rimbalzata nelle dichiarazioni politiche locali la notizia della censura Rai allo scrittore Scurati. Inevitabilmente la censura cosiddetta del monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile, che sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai, 1.800 euro per qualche minuto, beato lui, ma francamente da questo punto di vista in Rai si è vista assai di peggio, rimbalza anche sui giorni della liberazione di Bologna. Il sindaco Matteo Lepore, a margine dei commenti sull'anniversario del 21 aprile bolognese del 45, lancia questo appello. Oggi nel nostro paese purtroppo vediamo ogni giorno la libertà di informazione limitata, la libertà di espressione anche e soprattutto nelle TV di Stato come la Rai, e quindi da questo palco io faccio un appello davvero a fermare ogni tipo di discriminazione e anche di censura. Nel frattempo la Premier Giorgia Meloni ha postato sul proprio profilo Facebook il monologo scuratiano, in cui già di per sé si dà alla Meloni del censore a prescindere, riferendosi alla parola nazifascista che la stessa capo del governo si sarebbe rifiutata di pronunciare. Chi è sempre stato ostracizzato e censurato dal servizio pubblico, scrive la Meloni, non chiederà mai la censura di nessuno, neanche di chi pensa che si debba pagare la propria propaganda contro il governo con i soldi dei cittadini. Cronaca: un 82 anni di Loiano è stato trovato morto dai vigili del fuoco questa mattina in località Molino del Pero, vicino a un piccolo bacino d'acqua, un laghetto. Non si avevano notizie dell'82enne da ieri sera. La figlia ha dato l'allarme. Fra le ipotesi del decesso, oltre a quelle del malore, quella della causa accidentale. Forse l'82enne, mentre pescava, dunque scivolato in acqua. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri di Loiano. Non c'è solo la schermaglia tra Roma e Bologna, da un punto di vista politico c'è anche quella calcistica, perché domani ore 18:30 Roma-Bologna, Roma senza Lukaku, Bologna senza Ferguson, per far proseguire i sogni Champions ai rossoblù di Motta. E caccia al biglietto qui a Roma per la partitissima di domani, ore 18:30, stadio olimpico, quasi tutto esaurito per una sfida che vedrà di fronte la quarta e la quinta in classifica. Ad oggi entrambe già qualificate per la Champions League, perché dopo il turno di Europa League l'Italia adesso ha la certezza di avere 5 squadre in Champions League. Ma è chiaro che Roma-Bologna è la partita che determinerà chi avrà questa fortuna, proprio perché si tallonano a vicenda. La Roma dovrà recuperare i famosi 18 minuti più recupero di Udine, e lo dovrà fare il 25 aprile. Questo ha destato molte polemiche qui a Roma, perché aveva chiesto il club di poterla posticipare a fine campionato, come sarà per Atalanta-Fiorentina. Non c'è stato margine con la Lega Calcio, anche perché sia l'Udinese è in lotta per la salvezza e la Roma in corsa per la Champions League. Non si poteva andare oltre la fine del campionato, si è deciso di giocare il 25 aprile. Questo, come detto, è stato motivo di grande polemica. Sono molto arrabbiati a Roma, pensano di non essere aiutati in vista dell'impegno di Europa League. Tant'è, il Bologna invece deve cercare di pensare solo a se stesso, come fa sempre Thiago Motta. È una partita che conta tanto. Allenamento questa mattina a Bologna, partenza nel pomeriggio per Roma, dove domani appunto alle 18:30 affronterà la squadra di De Rossi. Non c'è Ferguson delle file della Bologna, operato in settimana, intervento riuscito, ma 6 mesi senza capitano. E allora chi lo sostituirà? Motta ha detto non ce n'è un altro uguale, ma tutti sono pronti a fare la loro parte.
parte. L'indiziato al momento rimane Fabian, ma ci sono ovviamente a contendervi il posto e la Zuzzi, Moro, Urbanski e tutti gli altri pronti per il centrocampo. Nelle file della Roma non ci sarà Lukaku, problemi muscolari per lui riscontrati già nel turno di Europa League, sarà pronto probabilmente per la semifinale ma non per le gare di campionato, e quindi il Bologna si ritroverà senza Lukaku di fronte nel match di domani alle 18:30. In arrivo a fine giugno a Bologna e provincia 23 agenti di polizia nuovi, ma per il sindacato SAP non saranno sufficienti per i problemi crescenti di sicurezza. Sono 23 gli agenti che arriveranno a rinforzare la questura e i commissariati di Bologna e provincia. È quanto si legge nel piano ufficiale di distribuzione del personale di polizia pubblicato in questi giorni. Il personale arriverà a fine giugno, quando terminerà il 225esimo corso di formazione della scuola di polizia. 10 agenti andranno alla squadra mobile, 5 alla polizia ferroviaria, mentre non ne sono previsti per la polizia stradale. È chiaro che i numeri così, in maniera così molto semplice, fanno fatica a essere interpretati, perché dobbiamo sempre tenere conto del problema del personale che va in quiescenza. Sapete che di anni si è parlato di turnover, e di quante persone escono dal corso, di quante nuovi agenti, di quante persone chiaramente poi vanno nella loro meritata quiescenza. Abbiamo un problema di turnover ormai che va avanti da anni e forse vedremo la luce fra pochi anni. In questo momento, quando si vanno chiaramente a verificare i numeri, bisogna tenere d'occhio e soprattutto fare conto su questo problema. Il problema è che comunque questi numeri, soprattutto per quanto riguarda la questura, non sono sufficienti. Pensate che a breve avremo il G7 a Bologna, pensate l'escalation dei reati, pensate il problema di ordine pubblico, pensate, e dobbiamo ragionare anche su questo, che verosimilmente il Bologna il prossimo anno andrà sicuramente in una Coppa Europea e verosimilmente in una Champions League. Quindi pensate quanto dispendio, quanto impegno di uomini occorrerà mettere sul campo per quanto riguarda appunto i servizi di ordine pubblico. Ma voglio dire, la cronaca è molto molto chiara, ce lo vedete, poi i reati sono cambiati, sono diversificati, c'è bisogno assolutamente di uomini. Pensate che le volanti circa 10-15 anni fa erano circa 30 uomini per turno, oggi a malapena riusciamo a mettere, diciamo così, 20 uomini per ogni turno. I commissariati, anche loro sono sotto organico, pensate a quelli chiaramente periferici, Imola, San Giovanni, ma anche quelli cittadini. Sono tutti in grande difficoltà, quindi è chiaro che questi numeri non serviranno a come dire, potenziare completamente le necessità di cui Bologna oggi ha bisogno. Ma com'è bello andare in giro per i colli bolognesi, almeno quando non c'è troppo traffico come nei weekend. Le colline bolognesi, prese d'assalto il fine settimana, diventano il punto più congestionato della viabilità cittadina. Da sempre, soprattutto nel periodo del bel tempo, si creano lunghe code con automobilisti e soprattutto residenti spazientiti per la difficoltà di transito. Nei giorni scorsi persino Vasco Rossi si è improvvisato vigile, in quanto imbottigliato nel traffico ha cercato di far passare ora uno, ora un altro automobilista. Una situazione che per i residenti sta diventando insostenibile. La viabilità sui colli nel weekend è un disastro, anarchia più totale. Verso poi il tramonto si blocca tutto, si blocca il traffico in modo più assoluto. Parcheggio selvaggio. Una zona così delicata, mi meraviglio di come mai sia questo flusso impressionante, incontrollato di auto. È un disastro. Nel weekend è un disastro i colli. Chiami i vigili e i vigili non vengono, e mi stupisco che il comune non prenda provvedimenti per questo branco di cialtroni. Non solo il traffico intenso e incontrollato, ma anche pericoloso sia per i pedoni che per gli animali. Purtroppo gli animali selvatici sono spesso vittime di questo problema. E io ho trovato più di una volta lungo la carreggiata, proprio all'interno della carreggiata, delle carcasse di tassi, faine e anche volpi. I problemi ci sono e ad oggi dall'amministrazione comunale abbiamo visto solo operazioni di marketing, dice Anna Maria Cesari, consigliere di Forza Italia.
la collina sembra proprio dimenticata nel concreto e nel quotidiano. C'è un eccesso di flusso veicolare, macchine, moto, biciclette, pedoni non controllato. Siamo anche stufi di vedere cani, gatti, volpi e animali selvatici di vario genere morti al ciglio della strada. Serve regolamentare davvero la situazione. Torniamo alla cronaca: incendio in una casa di San Miniato, Castel del Rio. Siamo nel Limolese. La donna che al momento del rogo si trovava nella sua abitazione assieme al figlio è finita in ospedale per aver inalato il fumo, quindi in ospedale per intossicazione, trasportata all'ospedale di Imola. Comunque le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. A proposito di sanità, quando il robot è fondamentale nelle operazioni chirurgiche, come nel caso del Sant'Orsola. Due tumori rimossi con un unico intervento, al rene e al colon. È il risultato ottenuto dagli specialisti dell'IRCCS Policlinico Sant'Orsola di Bologna grazie a Yugo, la nuova piattaforma robotica di cui è dotato l'ospedale. L'intervento, eseguito il mese scorso su un paziente marchigiano di 75 anni, è riuscito alla perfezione, riferiscono i medici. Le due equipe, una di chirurghi generali e una di urologi, guidate da Matteo Rottoli e Riccardo Schiavina, sono riuscite ad asportare il rene sinistro con un carcinoma renale papillare e il colon destro per un adenocarcinoma nel corso della stessa seduta operatoria, grazie alla flessibilità e alla precisione del robot. In questo modo sono stati ridotti i tempi e l'invasività dell'intervento. Il trauma del paziente è minore, di conseguenza la ripresa è più rapida. Questa operazione rappresenta dunque un ulteriore passo in avanti per il Policlinico di Bologna. Grazie alla flessibilità di questa piattaforma, al fatto che la piattaforma robotica permette una migliore visualizzazione tridimensionale, dei movimenti molto più precisi, e tutto questo ci ha permesso di eseguire i due interventi in combinata nello stesso intervento, e di migliorare gli outcome oncologici del nostro paziente. Un paziente che è stato appunto sottoposto all'asportazione di questi due tumori e precedentemente in endoscopia all'asportazione di un terzo tumore che abbiamo riscontrato durante gli esami preoperatori. I robot chirurgici, ricorda il Policlinico, riducono anche la necessità di secondi interventi, i tassi di infezione, le complicanze e la durata del ricovero, ma sono molto utili anche nella formazione professionale. Questa è una macchina estremamente interessante anche dal punto di vista della formazione, perché avendo uno schermo piatto in tre dimensioni con gli occhiali consente a tutti gli astanti attorno al primo chirurgo di vedere le stesse fasi ed eventualmente di prendere in mano gli strumenti per poi crescere nella formazione. Quindi è una macchina che ha anche dei vantaggi dal punto di vista del passaggio formativo. Torniamo alla politica, andiamo a Pianoro perché è tra i comuni che in giugno si vota per le amministrative, sono 45 comuni bolognesi dove si voterà. Ecco il programma del candidato sindaco del centrodestra Luca Doristano. Dalla mobilità alla sicurezza passando per l'ambiente, sono 5 punti del programma elettorale presentati da Luca Doristano, candidato sindaco a Pianoro per il centrodestra. In particolare sull'ambiente il pensiero va all'alluvione del maggio dello scorso anno. Abbiamo assistito ad un progressivo e veloce dissesto idrogeologico che ha provocato ingenti disagi e danni alle proprietà private e pubbliche. Alluvioni e fiumi in piena hanno reso pericolanti i ponti, devastato terreni e abitazioni, spiega Luca Doristano. Pianoro è stata una zona molto colpita più di un anno fa per l'alluvione e ancora oggi ha parecchie situazioni di disagio nella percorrenza delle strade e per l'accesso chiaramente anche a diverse abitazioni, perché ci sono dei punti dove ancora le famiglie hanno difficoltà a poter raggiungere le case e in caso di emergenza anche i soccorsi, come per esempio su Al Monte delle Formiche, non riescono ancora ad accedere. Il comune che vogliamo pone le persone al centro dell'azione delle politiche sociali, dalla famiglia alla disabilità, dichiara Doristano, che ritiene anche la sicurezza dei cittadini un aspetto fondamentale. Troppi gli episodi di microcriminalità che rendono vulnerabile il territorio, aggiunge il candidato del centrodestra. Sicuramente bisogna intervenire con dei sistemi di videosorveglianza, sensibilizzando ovviamente le attività commerciali per fare sorveglianza di vicinato, i privati. Ci sono degli sgravi fiscali per privati e aziende che possono chiaramente installare sistemi di videosorveglianza, ma il comune, l'ente pubblico, è il primo che dovrebbe comunque intervenire per mettere in sicurezza il territorio.
Qui si chiude il nostro TG. Grazie di averci seguito. Appuntamento ai prossimi notiziari. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.